sul campo. Lo sapete dove lo vedrei bene Hazard? A Roma. Una bella redenzione a Roma per Eden. Nel chilling. Ritorna da Mourinho. Bam. 14 milioni l'anno. Vabbè. Ah sì, se deve adattare un attimo al sistema, cioè. Si adatta un attimo al sistema, mo vuole più a 14 milioni l'anno. Quando è stato comprato da Real Madrid è stato pagato quanto? 100 e passa milioni. Adesso Real Madrid lo sta vendendo a Metazio, porco. Al massimo gli damo 5 milioni. 5 milioni sono buoni, li butti. Famo 5, sì, e si abbracciamo. O no? 5 in 5 anni. Ah sì, no, mi fai... Cioè, mo voglio capire una cosa, scusatemi, eh. Pastore, Javier Pastore, stipendio. Frate, pia 4 milioni e mezzo. Frate, Pastore prende 4 milioni e mezzo, porco Dio. Porco Dio. Porco Dio. Porco. Ma come pia 4 milioni e mezzo questo? Ma come pia 4 milioni e mezzo, regà? No. Mandate lui a carci in culo, zio porco. No, mo so tirtato, non lo devo vedere. Non lo devo vedere, sì. C'è sta a Roma dal 2018, c'ha 27 presenze, porco Dio! A Ozzano ho fatto l'SBC dei pick della Liga e ho trovato Messi Toz, che ne pensi? Una merda, scartalo! No, frate, mo so tirtato come il riccio, frate. Mo sono tiltato come il riccio. Fammi vedere Bernardeschi, no. Federico Bernardeschi. Quanto sei pappa? Stipendio. 4 milioni. Non mi vede. Aspetta. Stipendio. Ah sì. Mo se ride. Mo se ride subito. Mo se ride subito, zio porco. Mo se legge lo stipendio pazzo. Mo se legge lo stipendio pazzo dei giocatori della Juventus. E mi faccio una risata. Fammi vedere. Stipendio pazzo dei giocatori della Juventus. Cristiano Ronaldo 31 milioni di euro. Vabbè, c'è sto. De Ligt 8 milioni. Vabbè. C'è sto. Dybala 7 milioni e 3. Mamma, aspetta. E fino a qua mezzo ce puoi sta. Ok. Poi arriva lui. Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. 7 milioni e 7 milioni. 7 milioni a entrambi. Oh. Ce n'è che si steccano. Sono 7 uno e 7 all'altro. E ridemo, eh. E ridemo. Leonardo Bonucci 6 e mezzo. Wojciech Szczęsny 6 e mezzo. Alessandro 6. Arthur 5. Federico Chiesa 5. È quello che si sta a guadagnare più di tutti. Guan Quadrado 5. Alvaro Molata 5 milioni. C'è sta Federico Bernardeschi, se pappa 4 sbombolate. Danilo si paga, si pappa 4 sbombolate. Giorgio Chiellini se ne pappa 3 e mezzo. Bentancur se ne pappa 2 e mezzo. Kulusevski 2 e mezzo. McKennie 2 e mezzo, Demiral 1,8, Gigi Buffon 1 e mezzo, Pinzoglio 0,3, Frabotta 0,1. E tu dirai, cioè, c'è sta, no, comunque. Alla fine, che ne so, Danilo il suo fa, l'altri sono giovani, c'è stai, no? Invece mo vai proprio su, stipendi Roma, 2020-2021. È qui che si parla, ragazzi. È qui che parliamo. Ed Inzeghi si pappa 7 milioni e mezzo. E tu dici, vabbè, Edin, c'è sta. Pastore, secondo giocatore più pagato della S Roma, si pappa 4 milioni e mezzo. Smalling se ne pappa 3,8. Mkhitaryan se ne pappa 3. Paul Lopez se ne pappa 3. Pedro se ne pappa 3. Spinazzola se ne pappa 3. Veretout se ne pappa 3. Diawara se ne pappa 2,5. Fazio se ne pappa 2,5. Fazio si pappa 2 milioni e mezzo a stagione. Il comandante. Ok. Vabbè, poi c'è Zaniolo 2,5. Borja Mayoral 2,3. E si merita tutti. Lollo Pellegrini 2,3. Lollo Pellegrini ha uno stipendio più basso di Diawara. Macchina che droppa 2-2. Guan Jesus 2-2. Guan Jesus. Guan Jesus 2 milioni e 2. Ok, e non è mo i numeri sembrano bassi in confronto a quelli della Roma, in confronto a quelli della Juve, ma perché giustamente diciamo che c'è un bilancio diverso, ecco.
Però macchina che droppa 2-2, Mancini, Dumioni, Ermancio se meriterebbe di più, lo sappiamo. Carles Perez se va a Dumioni, pure lui, pure lui Dumioni. Cristante 1-8, Kumbulla 1-8, Bruno Perez 1-8 e Sharawi 1.7 1,775 milioni in 6 mesi. Non ho capito. Cioè, in 6 mesi si è preso 1,7 milioni. Vabbè. Ibañez 1,5, Santon 1,5, Villar 1.2, Mirante 1 milione. Calafiori 0.8, che comunque very good. Ryan Reynolds 0,35 in 6 mesi pure lui. E Boer. Boer 0,2. Ma che cazzo è? Il terzo portiere. Ma che il terzo portiere? Ma dove sta poi coso? Scusami, ma l'ho detto. Dove sta Fiuzzato? Fiuzzato che gioca gratis. Il quarto portiere. Scusa, il quarto portiere sta qui nel bilancio dei giocatori e Fiuzzato non piana lira. A gratis. Vabbè, ma a gratis ci andavo a giocare pure io, sì. Urlo del sì, lo pagano in FIFA Points. Raga, un giorno continueremo a leggere gli stipendi facendoci una grassa risata. Non dobbiamo mangiarci tutti gli stipendi in una botta, raga. Sono troppo divertenti. Questo sembra un contenuto troppo divertente per fumarcelo tutto in una botta. Non si può fa. Mamma mia, che tragedia. Quelli della Roma mica li sapevo. Voglio tagliarmi la gola. C'è il secondo giocatore più pagato della Roma, ragazzi. È Javier Pastore. Non posso crederci. Non ci posso credere. No, no, non posso, raga. Non posso. Cioè, se non va via quest'estate mi sento male. Scadenza di contratto 2023. No, frate, non me devi dire così. Ma chi cazzo gli ha fatto sto contratto, zio porco? Te pensavano di aver acquistato un pezzo d'arte, tipo un quadro. Una roba di cristallo, zio Pera. Chi poteva... no, è lui. No. No. L'ha comprato lui. E io lo sapevo. E io lo sapevo che c'era lo zampino di quel rincoglionito. Voglio impazzire, voglio. Voglio impazzire. No, è Monchi, raga. Certo. Giocatore noto per aver acquistato giocatori del calibro anche di Steven Nzonzi. Un genio del marketing. Un genio del calcio. Un'intelligenza calcistica superiore. No, ragazzi, non voglio più non ne voglio più parlare. Voglio scappare. Preso a 29 anni dandogli un quadriennale. Cioè, ma tu immaginati che l'hanno preso... Cioè, gli hanno dato un quadriennale a 29 anni. E lo sai qual è la cosa divertente? Si vocifera che se va via CR7 alla Juve va Momo. Chi ce va? Va Momo. Ah, oddio, l'ho mezzo sentito. Sapete qual è la cosa ancora più funny? È la cosa ancora più funny, guys. Cioè, Pastore, come abbiamo letto prima, in 3 stagioni ha fatto 27 presenze. 27. Cioè, raga, questo si è pappato la bellezza di 13 milioni e mezzo totale, quick maths, per 27 partite. 27 partite. Manco una stagione. 500.000 euro a partita. A partita! Sto coglione per marotto. Voglio impazzire. Secondo me a Villa Stuart quando lo vedono fa: oh, sei tornato ancora tu? Ormai giocano a briscola insieme, zio porco, raga. Ormai giocano a briscola insieme. È diventato il migliore amico, è diventato. Io te lo giuro, cioè, mo' mi prendo uno a cazzo da Pocket 2308. Pocket 2308, tu, cioè, te lo assicuro, saresti stato un acquisto migliore di Javier Pastore per la S Roma.